Perché oggi serve un treno diretto Crema Milano? Serve un treno diretto Crema Milano perché il progetto che abbiamo presentato oggi si riferisce a questo, ma in verità servirebbe un treno diretto da tutti i territori, diciamo, attorno all'area metropolitana milanese, perché in questo modo si ridurrebbe il traffico privato in modo pesante e si aumenterebbe la mobilità cosiddetta sostenibile. Noi dobbiamo puntare decisamente su questo. Qual è la soluzione secondo voi migliore? Ma secondo noi la soluzione migliore, qui più spendibile anche a livello regionale, è quella di salvare l'orario esistente del treno Treviglio-Cremona e semplicemente, diciamo così, portarlo da Treviglio fino a Milano. Che significa che non c'è nessun investimento di infrastrutture da fare e che gli investimenti potenzialmente utili riguardano i contratti di servizio con Trenord e l'acquisizione eventualmente di materiale rotabile supplementare. Un progetto di questo tipo è fattibile oggi nonostante i pesanti tagli al trasporto pubblico? Sì, la domanda precisa, anche oggi al convegno Cattaneo ha risposto sì, sta in piedi il progetto con dei costi. I costi ci sono perché aumenta il numero dei turni. Il problema è che va valutato nel suo insieme. Noi ridurremmo, aumentando i treni, il costo del trasporto su gomma. Aumenteremmo il numero di pendolari sia per Milano sia da Milano per Crema, quindi vanno messi insieme i costi e le entrate e va fatta una valutazione del suo insieme. Però se noi dovessimo mettere sul piatto della bilancia i costi sociali e ambientali che oggi abbiamo portando tutto quel traffico privato a Milano, io dico che i costi non solo non ci sono, ma vengono ridotti addirittura dal punto di vista della sostenibilità nel suo insieme. Come vede Milano questa integrazione fra provincia e comune e come la si può raggiungere? Ma è una scelta indispensabile, non solo tra la provincia e la città, ma anche tra un territorio più vasto. Noi continuiamo a governare amministrazioni locali con dei confini fissi quando i nostri cittadini invece hanno necessità di movimento molto più ampie. Su questo è necessario adeguarsi, che le aziende si adeguino, che il sistema anche della politica si adegui, perché altrimenti il servizio è insufficiente e inadeguato rispetto alle richieste. Si tratta di utilizzare al meglio le infrastrutture che già abbiamo. Il sistema ferroviario, ad esempio, ha delle prospettive di crescita notevole, abbiamo meno mezzi di quelli che potrebbero sopportare i nostri binari. Poi c'è il tema degli investimenti sulle nuove infrastrutture, i prolungamenti delle metropolitane, le nuove linee, la 4 e la 5 che stanno partendo o in un caso stanno per arrivare in inaugurazione. Insomma, delle scelte che ci permettono nel complesso di incrementare significativamente i cittadini che vogliono e possono utilizzare i mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani, riducendo il numero di auto circolanti a Milano e in Lombardia. Perché un treno diretto Crema Milano e la modernità? Ma perché crediamo che una delle esigenze del territorio, del nostro territorio cremasco, sia quella di decongestionare dal traffico automobilistico, che è soprattutto traffico in direzione Milano lungo la Paulese, e crediamo che la modernità sia appunto quella di attivare tutti quei sistemi di mobilità integrata, partendo dalla ferrovia e partendo dal potenziamento poi anche del trasporto su gomma con gli autobus, per far sì che veramente il nostro territorio perda il congestionamento automobilistico e diventi sempre più un territorio di riferimento in quanto mobilità sostenibile.